Scampia si presenta ai cittadini e ai turisti. Il quartiere di Napoli, oggi celebre soprattutto per le fiction televisive e per le vele, mette in mostra le sue eccellenze umane con lo Scampia Trip Tour, un percorso attraverso le storie bellissime e poco conosciute del territorio che vanno dai murales civici di Felice Pignataro alle associazioni sportive di Gianni Maddaloni e Antonio Piccolo, attraversando esperienze fertili e creative di straordinaria ricchezza morale. Scampia diventa un luogo turistico, un interessante e coinvolgente viaggio per viaggiatori che non si fermano in superficie ma vogliono andare al fondo della comprensione delle cose. Scampia è emblematica di questa Napoli di oggi, in cui ogni giorno c'è una battaglia tra degrado e bellezza. E il nostro obiettivo, l'obiettivo di tutti coloro che amano questa città, dovrebbe essere quello di fare di ogni giorno un giorno per la bellezza. Ideato dal musicista Daniele Sansone in collaborazione col Comune di Napoli e col contributo dei Lions e dell'aeroporto di Napoli, il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo alla presenza del sindaco Luigi De Magistris. Probabilmente il quartiere più raccontato d'Italia, ma paradossalmente meno conosciuto. E quindi vincere il pregiudizio e la paura facendo arrivare gente e facendo toccare il cambiamento di questi anni con mano. Quindi quasi un ossimoro, portare turisti a Scampia che sembra un ossimoro, ma in realtà non lo è, laddove c'è tutta una resistenza culturale, ci sono centri importanti, ci sono associazioni che lavorano ogni giorno lontani dai riflettori, che però rappresentano la vera realtà di Scampia. Quindi l'idea è quella di raccontare il quartiere dal di dentro e cercare nel nostro piccolo di creare una piccola economia sociale che nasce e vuole crescere all'interno del quartiere. Voglio esprimere vicinanza, solidarietà e sostegno alla vertenza presso il Tribunale Civile del Gridas, che mai nessuno potrà sgomberare, almeno fin quando io sarò sindaco di questa città e quindi va messa in sicurezza, e anche ai due atti di vandalismo e furto che ci sono stati a Chicù, nell'ottava municipalità, esperienza di commistione gastronomica tra la cucina rom balcanica e la cucina napoletana. E quindi molto bella anche l'iniziativa di oggi, Scampia Strip Tour, che mette insieme il Comune di Napoli con Daniele Sansone degli A67, quindi la musica, e Ciro Corona, Resistenza Antica Morra, Officina delle Culture, con il ricordo di Gelsomina Verde, vittima innocente della criminalità organizzata. Senza queste realtà non ci sarebbe stato forse così bello il progetto di abbattimento delle vele, che si è classificato tra i primi nel bando delle periferie, che porta appunto un livello di cooperazione istituzionale tra Comune di Napoli, Città Metropolitana e Governo Nazionale. Tutte le informazioni sul sito www.scampiatriptour.it.